Oh, buonasera a tutti dal Locus ai Bar. Oggi faccio un video un po'. Non volevo parlare di questo, ma insomma, siccome le cose poi accadono per motivi che non sempre dipendono da noi, cioè tu volevi fare una cosa e poi ne fai un'altra. Questa è tutta la vita, secondo Gurdjieff, le cose accadono. Più che scegliere noi sono le cose che accadono, sia dentro che fuori di noi. L'uomo si crede libero, ma in realtà è tra le creature più schiave che esistano sulla Terra. Cioè, l'uomo ha una possibilità di libertà, una possibilità non vuol dire che è libero, la possibilità di essere libero, che è diverso dall'essere libero. Cioè, io posso allenandomi diventare un buon atleta, è una possibilità, ma se non mi alleno non ci divento un buon atleta. Faccio questo discorso perché oggi è il 23 marzo, sarebbe il compleanno di Battiato. Qualcuno mi aveva fatto appunto ricevere un link su Battiato che parlava di Gurdjieff. Un'intervista di Auschwitz, comunque trovate diverse interviste di Battiato e casualmente ho rivisto anche l'intervista che la Murgia fece a suo tempo, sia Battiato che la Murgia sono morti, quindi requiescant in pace, in cui diceva che Battiato, le canzoni di Battiato erano piene di, scusate il termine eufemistico, minchiate, insomma, diceva la Murgia, io feci anche un video. Naturalmente Battiato non rispose perché poi era un periodo in cui stava credo poco bene, quindi di tutto aveva voglia tranne che di rispondere alla Murgia. Ma naturalmente, lasciando le polemiche, l'idea della Murgia partiva da una visione marxista del mondo, che la visione marxista, diciamo che il compagno di strada, quello dell'Unione Sovietica, in cui l'intellettuale deve servire al progresso del popolo, gramscianamente, eccetera, eccetera. Cioè, l'intellettuale deve fare delle opere artistiche ma che hanno un'utilità pratica. Quindi, se mi parla di gesuiti euclidei, insomma, non capisce, la Murgia non capiva se in realtà i gesuiti euclidei andavano a corte degli imperatori Ming e spiegavano appunto la geometria euclidea ai cinesi che non la conoscevano. Quindi, questo voleva dire Battiato che non diceva cose a caso. Mi cerco un centro di gravità permanente, è ovvio che rimando alla frase di Gurdjieff. Uspensky, poi ripeto, si può tranquillamente non accettare e pensare anche che siano tra parentesi minchiate, però bisogna sapere che minchiate stava dicendo, diciamo, per così dire, Battiato, perché io credo che la Murgia leggesse queste parole, non capisse che cosa volessero dire, e questo poi si capisce all'intervista, dice: vabbè, ma sta dimettendo di tirare delle parole fuori dal cappellino magico, mette cioè, così credo che pensassi. Prima di tutto, non è neanche sbagliato pensare che si possa fare poesia così. Questo era il metodo dadaista, no? Dadaista, prendi delle parole estratte da un giornale, le metti una accanto all'altra, fai una poesia. Perché la casualità, in cui Dédé Nabil Jamel Azzar diceva, uno più intelligente di me, tale Mallarmé, può essere un elemento poetico. Chi scrive poesia sa che la poesia non è un trattato, cioè l'idea sbagliata del marxismo, secondo me totalmente idiota e folle, è che un poeta debba essere come uno che scrive un trattato d'agraria. Se io scrivo come si concimano i campi, è ovvio che devo essere chiaro e dare delle informazioni precise, ma la poesia non è questo, quando mai è stato questo? Cioè, non è sì, ovviamente Virgilio scrisse le Georgiche, ma non credo che Virgilio abbia mai pensato alle sue Georgiche come trattato da dare ai contadini su come seminare e arare i campi. Era una visione poetica della natura, come tutti sanno, è una risposta al Dererum Natura Lucrezio. Ma questa è un'altra storia, quindi il poeta non è che deve darci, cioè, se il poeta mettesse anche i futuristi, bing, bang, bong, sbang, cover, cioè ti dà qualcosa che non sempre può essere facilmente decifrabile in concetti logici, perché se esiste la prosa e la poesia è ovvio che sono due linguaggi diversi, ma questa sarebbe un'altra storia. Parlando di Battiato, è ovvio che Battiato, come me, faccio un discorso un po' così a random, è stato colpito da alcuni libri. Di solito il libro, almeno la porta dei libri, è questo qui, frammento di un insegnamento sconosciuto. Io lo sto rileggendo, sono a pagina 162, ma vi faccio vedere questo libro che poi. Sì, quando ne hanno parlato nell'intervista di Aujas, non ho poi capito che libro abbia letto Aujas, perché
Oggi a un certo punto parlava del sesso, no? Sì, ma non credo che fosse questo il senso del libro di Uspensky. Allora, faccio vedere alcune cose, pieno di schemi, di cose strane, di teorie piuttosto bizzarre, che se dette in un comitato scientifico credo che vi tirano le pietre. È un libro che non è un libro nel senso che Uspensky lo scrisse verso la... Non era un libro di Uspensky, cioè questo è un libro di Uspensky. Un nuovo modello dell'universo, un'indagine ovviamente tramite le dottrine esoteriche, per cui mischiate le ricerche scientifiche sulla quarta dimensione, in cui fa una ricerca, sono molto, molto pesante. Questo è un libro di Uspensky, sia la quarta via, ritrovata in questa edizione Astrolabio, ovviamente, che frammenti di insegnamento sconosciuto, scusate, riportano gli insegnamenti di Gurdjieff, quali, soprattutto i frammenti di insegnamento sconosciuto, quelli che aveva sentito a Mosca negli anni tra il 17, tra il 16 e gli anni 20, 23, quando poi i due si separano. Quindi è semplicemente una trascrizione più o meno fedele, ma nel senso che chiunque va a una lezione sa che quando cinque persone ascoltano un professore che parla, queste cinque persone capiranno della lezione del professore cinque cose completamente diverse. È inevitabile. Quindi non è detto che quello che ha capito Uspensky sia Gurdjieff. Abbiamo altri libri di Gurdjieff, non lo so. Però certamente forse una delle sintesi più chiare del suo concetto. Cioè Uspensky era quello studente che a lezione prende appunti. Gli altri studenti non prendevano appunti, poi magari anni dopo, sì, Gurdjieff ci parlava di questa quarta via, ma sa, poi negli anni, mentre Uspensky, avendo preso accuratamente appunti, insomma, poteva rispiegare queste cose. Ora io non entrerò nel libro La quarta via, eccetera, eccetera, perché ci ho fatto diversi video e ho già detto che questi video non mi convincono, non mi convince nessuno dei video che ho fatto. E se ne facessi un altro non mi convincerebbe anche questo, ovviamente gli direi che l'uomo è una macchina addormentata, gli direi le solite cose, ma sono cose, se io vi dico che l'uomo non ha capacità di scegliere, l'uomo, io nell'arco di una giornata posso dire di avere momenti di coscienza obiettiva che vanno dai 20 minuti in una giornata. Per esempio mi alzo la mattina e faccio i miei esercizi di meditazione e allora lì riesco a sentire il mio corpo in tutte le sue forme. Naturalmente esco di casa, vado al lavoro, quindi poi a un certo punto è come se precipitassi in un sonno, ma non è un sonno come quando dormo, è un senso che vieni trascinato dalla vita comune, quindi fai le cose, vai in classe, insegni, interrogo. Però quando poi esco di scuola mi rendo conto che ho passato 5-6 ore in uno stato di automatismo. Questo capita a me, non so a voi. Quindi nella mia giornata, se io ripenso a quei momenti che mi ricordo, sono quei momenti quando io mi ricordo di me stesso, quando io sono obiettivamente sveglio. E a me nell'arco di una giornata mi può capitare in un massimo di 20-30 minuti in un giorno. Ci sono persone, mi tempo poco, sì è poco, ma ci sono persone che passano mesi e mesi addormentati e hanno una sorta di risveglio una volta ogni settimana, se va bene ogni mese. Naturalmente per risvegliarsi occorre un lavoro su se stesso, non basta leggere la quarta via, nel senso uno legge il libro bello bello e si ciuffoli e va bene. Perché la vita meccanica che facciamo ci porta inevitabilmente al sonno, ma al sonno, diceva Gurdjieff, noi abbiamo quattro stati. Il sonno, quello nel letto, dormiamo, sogniamo e le impressioni del giorno, vabbè, ora entriamo in una psicanalisi, non c'è. Ma nel momento in cui ci svegliamo, certamente questo stato di veglia sogno, siamo preda dei nostri, delle nostre fantasie, delle nostre ossessioni, per cui ripetiamo macchinalmente quello che abbiamo fatto ieri. Chiunque sa che in certe situazioni ripeterà inevitabilmente quello che ha fatto in situazioni simili. Io parlo per me, ovviamente. Mi rendo conto che io, per esempio, il venerdì sera provo, cioè oggi, quando uscì venerdì sera, dico, ma sto provando le stesse identiche sensazioni che provavo il venerdì precedente. Cioè, tipo, esco da scuola, sono contento,
penso che sabato, ma la stessa è quello che descrive Leopardi nel Sabato del Villaggio. E allora mi rendo conto che sono impressioni automatiche, perché ogni venerdì non è uguale all'altro, ogni giorno è totalmente diverso dall'altro. Non basta che io lo chiami venerdì, ma il mio cervello procede per meccanici automatismi. Già vederli, osservarli, non porta a un cambiamento immediato, ma porta comunque a un'autocoscienza. Da qui poi si potrà arrivare a un cambiamento. Quindi non è che io dico che sia, anzi, io sono, diceva Gurdjieff, l'espressione avere il culo su due sedie, nel senso che quando uno è completamente addormentato, è addormentato, bene. Se uno è totalmente sveglio, un'altra cosa, poi alcune persone come me hanno il sedere in due sedie, quindi cosa succede? Si corre il rischio di cadere per terra. Questo è quanto. Questa era la rivelazione, ovviamente, che Gurdjieff portò a Battiato. Il centro di gravità permanente voleva dire semplicemente che nell'arco di una giornata voi proverete sicuramente 500 stati d'animo diversi, dalla mattina vi alzate, anche perché il corpo, lo stato fisico cambia. La mattina le forze sono ancora fresche, alle 8 di sera siamo totalmente rimbambiti. Tutto questo ci porta al gnois aiuton dei greci, ma più dell'antico dei greci, nel motto che era scritto sul tempio di Apollo. Conoscere se stessi non vuol dire ah, mi piace, no. Conoscere se stessi significa vedersi in maniera obiettiva come veramente siamo, non come la nostra maschera. Noi tendenzialmente agli altri tendiamo a proiettare una maschera. Però il problema non è questo il grave, se fosse solo questo sarebbe un inganno, va bene. Io sono un cialtrone, però faccio finta di essere in gamba. In realtà noi crediamo in questa maschera, che è peggio. Crediamo che la maschera che costruiamo per gli altri, di professore, di studente, sia vera. E quello che io ho scoperto in certi momenti della mia vita, di vedermi come sono fuori dalla maschera, e mi sono visto una persona anche assolutamente sgradevole. Normalmente questa persona sgradevole che tu sei, potremmo dire il dottor Mr. Hyde, il famoso Mr. Hyde, lo possiamo cooptare nelle profondità dell'abisso, oppure a un certo punto lo guardiamo, ci usciamo in strada e diciamo, ti stai proprio sulle scatole. Visto che io sono anche questa parte qui, non quella che io voglio proiettare agli altri, ma questa è la mia in parte più autentica. E quando tu cominci a guardarla, naturalmente, farò un esempio piuttosto scabroso, ma insomma, immaginate di stare dormendo, di sognare di essere un prato bellissimo, un bellissimo fanciullo. A un certo punto avete un momento di coscienza, vi svegliate e siete nella merda fino al collo. Allora avete due opzioni, due sole. Uno, ritorna a dormire e chi se ne frega, che è l'opzione che fanno il 99% degli uomini. O due, dice no. Quello che stavo vivendo prima era un sogno, questa è la realtà, la merda fino al collo. E quindi da questo lago di cacca ne voglio uscire. Questa è la via esoterica. È una via difficilissima, perché è come se io dovessi spalare un lago di cacca con un cucchiaino. Ci metto 100 anni, però l'idea è anche che stare in un lago di cacca con un cucchiaino meno di cacca è già qualcosa di positivo. Quindi è un lavoro lungo. Per il mio punto di vista, ovviamente ci sono gente più brava di me e l'ha fatto passi da gigante. Questa via, questi sono i miei punti di contatto con Battiato. Il punto di contrasto, se ci può essere, ovviamente, è che Battiato ovviamente faceva una religione un po' fai da te, quindi non credeva nei riti ufficiali, eccetera, eccetera. Quindi poi Gurdjieff alla fine diventa una parte, sta guardando Zorro. Però io invece credo che i riti delle religioni, siccome anche per la messa cattolica che molti disprezzano, poi chiuderò con Dio, la ricerca di Dio, cioè alcune persone possono cercare Dio, altre non cercarlo. È una scelta legittima, no? Però è legittimo cercarlo e non cercarlo. Un tempo, vabbè, però dicevo, io credo che i riti millenari abbiano un significato, anche la messa stessa abbia un significato molto profondo, quindi il partecipare a questi riti non è inutile, secondo me.
Questo è il mio punto di distacco da Battiato. Naturalmente io posso vedere il cristianesimo in una maniera un po' diversa da altre persone, ma questo sarebbe un discorso un po' lungo che ora non farò. Dicevo, chiuderò con la ricerca di Dio. Sto leggendo questo libro qui, L'illusione del diavolo di Berlinski. Berlinski è un autore ebreo che parla appunto degli atei. Naturalmente, la persona molto intelligente oggi, sempre con un'etica marxista un po' idiota, ritengono che non credere in Dio sia una cosa molto figa. Leggo la Bibbia, ma questo giochino l'aveva fatto Voltaire nel 700. Quindi ci sono decine di persone che fanno video su video mettendo in ridicolo la Bibbia e i Vangeli, ma ci si mette 5 minuti. Io posso prendere qualsiasi libro e troverò certamente le parti da cui mettere in ridicolo. Tra l'altro Voltaire metteva in ridicolo anche il Corano, ma oggi questo libro è un po' lasciato perdere, perché nel 700 di musulmani in Francia c'erano pochi, quindi Voltaire poteva anche ridere di Maometto, ma oggi non la vedo così matematica la cosa. Dicevo, partirò da Michelangelo. Ovviamente se Michelangelo dipinse la Cappella Sistina, questi cazzi, no, ma ci ha detto te che se no. Ma a parte la Cappella Sistina, se lo becco, ovviamente c'è la celebre immagine di Dio l'universo e che crea l'uomo. Dov'è l'uomo? Cioè, è un tizio, come dipinge Michelangelo Dio? Questo è Michelangelo, dipinge un barbone con la barba, eccetera, eccetera. È ovvio che se io prendo in giro Michelangelo perché ha rappresentato Dio così, ci sta. Però se non riesco a capire che Michelangelo era un pittore e che non aveva molte possibilità di dipingere qualcosa di infinito e di assoluto, quindi doveva per forza dipingerlo, come dice Platone dice una cosa che quelli che negano Dio non hanno capito. Dice Platone, io faccio un discorso dialettico, a volte matematicamente, però certi argomenti devo usare il mito, che è un racconto fiabesco. Non che sia falso, ma utilizza altri schemi, cioè è un racconto che rappresenta le cose per immagini. Quindi se Michelangelo avesse dovuto dipingere esattamente Dio, non poteva dipingerlo, quindi lo deve rappresentare miticamente con un aspetto ovviamente traditore, ma traditore nel senso che quell'immagine piena di reverenza e sublimità è un simbolo di Dio. Ma tutto questo ci porta a un altro concetto. Non puoi dimostrare che Dio esiste o non esiste, perché il cammino dell'esoterismo, della religiosità, è un percorso che uno fa. Ci vogliono anni, 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 quindi è un percorso che uno decide di fare o di non fare. Se non lo fa, va benissimo, campa uguale, mangia, va al bagno uguale, eccetera, eccetera. Ma chi lo fa non verrà mai convinto dal fatto che tu mi spieghi che non è possibile che Noè abbia messo tutti gli animali su una barca, vabbè. È un simbolo, è una favola, ma tutti noi sappiamo che è una fiaba, ma questa fiaba ha un significato. È lo stesso principio della Cortellesi, che leggendo Biancaneve, l'unica cosa che ha capito dall'ideologia marxista è che lei faceva le faccende per 7 nani. Non gli è venuto in mente che i 7 nani sono simbolici del 7, eccetera, eccetera, che ha una sua simbologia. Poi questa simbologia tu la puoi rifiutare. Ma se tu da Biancaneve ne trai il fatto che Biancaneve era la corte dei 7 nani, è un po' poco. E questo percorso che uno fa o non fa è un percorso che è costato lacrime e sangue. Se è costato lacrime e sangue per abbandonarlo, cioè tu, il problema è che nell'antichità chi credeva in Dio voleva costringere gli atei a credere, ed era totalmente sbagliato, perché ovviamente esistevano dei criptoatei come Guido Cavalcanti, l'amico di Dante, lo stesso Boccaccio, insomma, però vivendo nel Medioevo dovevano far finta di credere in Dio, se no li bruciavano. Giordano Bruno, vabbè. Oggi avveniamo una cosa contraria, nel senso che chi crede in Dio tendenzialmente, difficilmente un cattolico viene a rompere le scatole a casa col Vangelo in mano, però avviene esattamente l'esatto contrario, che chi non crede in Dio sente la necessità, non basa a cosa, di
deridere, ma questo è un discorso, chi crede in Dio. Ora, se tu non credi in Dio, hai raggiunto la verità, vivi felice. Qual è il tuo problema? Chi crede in Dio, al limite, crede in una fiaba e quando muore, che gli succede? Niente, tanto non esiste niente. Cioè, quello che non riesco a capire è il problema di queste persone che non credono in Dio e ritengono che tutti debbano, cioè, aderire alla loro idea. Io non vado in giro, neanche questo è un video ovviamente di conversione, nel senso, me fate esattamente quello che volete. L'idea che io guardando un video, che ne so, di qualcuno che prende in giro la religione, poi oh, mi illumini di immenso, cioè, ho già letto tutto Voltaire, tutto Rousseau, quindi ho letto Pascal, quindi l'argomento un po' lo Abramo, la moglie, no, che dava no, in usufrutto a tutti quelli di 90 anni. Cioè, è ovvio che ci sono infinite ragioni per non credere in Dio, ma ce ne sono anche alcune che servono per credere in Dio. Perché l'uccisione di Dio, naturalmente, tutti vi, dice a Berlinski, tutti vi porteranno la Santa Inquisizione. Berlinski ha fatto un'analisi dei morti che avevano fatto nel Novecento, quelli che non credevano in Dio, quindi Stalin, Hitler, eccetera, eccetera, aveva scoperto che il problema forse non è la Santa Inquisizione, né eccetera, è un problema dell'uomo che è profondamente corrotto e che può usare la religione, può usare il marxismo, può usare il nazismo per distruggere i suoi simili. Non ha, ha bisogno di poca roba per fare una strage. Quindi certamente, se l'idea fosse che abolendo tutte le religioni si arrivasse a un paradiso, naturalmente con Stalin dovremmo essere arrivati a un paradiso, cosa che non è avvenuta, anche perché la morale, dice Berlinski, si basa solo sul fatto che se non, noi siamo una specie infinitesimale che viaggia, che poi l'idea di De Sade, no? In un granello di polvere spesso nell'universo, qualsiasi crimine io faccio è indifferente. Cioè, se io uccido 5 miliardi di persone sulla Terra, ritorniamo a Fenice Nera, i fumetti, che poi sono più saggi di tante cose che ci sono a giro, ma cosa volete che gliene freghi nell'immensità degli universi e dei cosmi? Capisce? Capite che la morale e l'etica, il fondamento della morale e l'etica è un fondamento di ricerca spirituale. Se io ritengo che l'uomo è qualcosa di più che una bestia che mangia, beve e fa escrementi, e allora ho bisogno di una morale. Se ritengo che l'uomo sia solo una bestia di questo tipo, lo posso macellare e farci gli hamburger. Ma è un discorso molto, vedete, è un discorso molto complicato, per cui ognuno ci deve arrivare per le sue forze. Quindi, se mettiamo un ateo e un cristiano nella stessa stanza, tendenzialmente li troviamo con due coltelli che si sono ammazzati a vicenda. La cosa migliore è che cioè poi tendenzialmente non si arriva mai a un dialogo, nel senso che l'ateo comincia, io non faccio mai discorsi con persone straconvinte del loro ateismo, perché poi diventa inutile, cioè questi mi continuano, ah, credi alle fiabe. E come ho già detto in altri video, quando mi dicono io non credo in Dio, mi verrebbe da chiedere, ma in quale Dio non credi? Sei convinto che la tua idea di Dio coincida con la mia? Che la tua, cioè, se tu mi dici che Dio è questo barbone con la barba bianca, io potrei anche dire che Dio così non esiste. Però potrei anche dirti che la mia idea di Dio da Gurdjieff in poi, l'idea di assoluto, eccetera, è un po' diversa da questa. Quindi, quando tu mi dici che Dio non esiste, mi dovresti specificare quale Dio, perché si va da Giove dei Greci, Krishna, Shiva, Vishnu, eccetera, Shiva e Vishnu, eccetera, eccetera, il Tao dei cinesi. Quindi il soprannaturale si manifesta in tante forme. Quindi il Tao dei cinesi non è il Dio dell'Antico Testamento. In quale forma tu non credi nel Dio, nel soprannaturale, nel trascendente? Capite? Qui allora approfondiremo un po' la cosa. Se tu mi dici io non credo in Dio, ma chi? Diventa una sorta di discorso che non porta da nessuna parte, quindi io tendenzialmente non discuto, ascolto molto cortesemente queste persone che mi fanno come la predica, cioè si comportano esattamente come il prete in chiesa, fanno la predica.
Naturalmente quando uno fa una predica, tendenzialmente che succede? Quello che ascolta si distrae e pensa ai fatti suoi. Ma funziona con il prete, funziona anche con il prete ateo, funziona sempre così. Perché se tu non coinvolgi quello che ti ascolta in un dialogo costruttivo, tutto finisce in nulla. Finisco qui questo video, quindi è un omaggio a Battiato, non è che ho parlato poi di Battiato, poi ho parlato un po' di religione e esoterismo, naturalmente ritornando alla Murgia è ovvio che proprio l'ideologia marxista, tutti questi discorsi sono assolutamente inutili. Il poeta, il compagno di strada, e infatti durante l'Unione Sovietica Majakovskij si suicida perché rende conto che questa idea della poesia del compagno di strada che devo cantare le officine e le mucche che producono tanti litri di latte, insomma, sì, può essere una cosa interessante, ma non è più poesia. Forse il misticismo è Ezra Pound, anche lì, insomma, torneremo a discorsi un po' più complicati. Vabbè, omaggio a Battiato, studiamo e ci salutiamo.